caffè che vale, espresso scende moca sale. Pronti oggi per servirvi un nuovo caffè, un caffè che vale. Oggi porta in studio un'amica, una grandissima artista, la fotografa ufficiale di un progetto come Eccellenze Italiane, e non poteva che essere lei, Veronica Gaido. La vedete in studio con me. Veronica è molto più che una fotografa, anzi possiamo dire ha fatto della fotografia una volta di più uno strumento d'arte, portandolo dentro una serie di opere che poi arrivano nei musei di mezzo mondo e portano un po' la sua ricerca che in anni ha fatto dentro la fotografia, non solo delle cose belle, delle fotografie perfette che rendono la potenza del volto di gente come Andrea Bocelli, Paolo Villaggio o Philippe Daverio, che sono stati fotografati da Veronica, ma anche, dice lei, nella ricerca dell'errore, nel far diventare l'errore una forma di espressione, quella che è la sua poetica. Allora vi aspetto per parlare di fotografia, di questo mestiere magico, e per dirvi come gli italiani una volta di più siamo davvero speciali, perché abbiamo una sensibilità unica e probabilmente dentro di noi, nelle nostre vene, scorre ancora, che ne so, un po' di DNA di Michelangelo o di altri grandi del Rinascimento. Ci vogliamo credere, ci crediamo, e per questo programma si chiama Un caffè che vale. Non ve lo perdete, perché oggi parliamo di fotografia e arte applicata alla fotografia. Un caffè che vale, espresso scende moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale, senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te. Fotografa e artista, ti senti più l'uno o l'altro? Forse è una domanda che insomma... Entrambe. Sono nata con la macchina fotografica e quindi ho da sempre usato la macchina fotografica, sia per tutti i lavori, definiamoli più commerciali, ma anche quando devo esprimere qualcosa del mio cuore, della mia anima, è comunque sempre con la macchina fotografica. Sei nata con la macchina fotografica. Rivolgiamo un po' il nastro, come mi piace fare. Quando incontri per la prima volta nella tua vita una macchina fotografica? Beh, mia madre mi regalò questa Nikon 601, che all'epoca era veramente... avevo 11 anni per una promozione, e da lì ho iniziato a sperimentare tutto. Mi piaceva catturare i volti. Mi ricordo uno dei primi volti che ho catturato muovendolo, non sapendo ancora come si usavano tempi e diaframmi, mio nonno. E sai che mi incuriosisce tanto questo nel destino di vita di ognuno di noi, delle persone, cioè chissà quante persone che non hanno avuto l'incontro così, per così dire, fatale, che non è solo col grande amore, ma può essere con un oggetto. Penso a Dodi Battaglia, a cui fu regalata una fisarmonica, credo a 6-7 anni, e poi insomma diventa un grande musicista, un grande chitarrista. Ecco, quanto conta secondo te incontrare un oggetto e provarci ad entrare dentro, provare fascinazione? Beh, secondo me è fondamentale, a parte che è proprio come un'attrazione fatale, perché non riesci, almeno nel mio caso, la curiosità è esplosa, è stato proprio un percorso quasi segnato. 11 anni, quella prima macchina era ancora rullino? Sì, ovviamente. Purtroppo sono nata all'era dell'analogico, quando proprio il digitale era qualcosa di completamente... assurdo, proprio non si purtroppo immaginava. Veronica, purtroppo, ma forse anche per fortuna, no? Ne parlavo con Lucia Giacani ad un'altra trasmissione, proprio del questo essere analogici nativamente, come me d'altra parte, forse ci ha riconsegnato la possibilità di dare maggiore valore ad ogni scatto, ad esempio, perché sì. I nativi digitali scattano all'infinito. No, devo dire che è la verità, quando si scattava con l'Assemblad, il 6x6, con il magazzino, che costava veramente un'esagerazione, ogni scatto automaticamente tu facevi il conto di quanto ti costava poi, e quindi
diciamo, non avevi la possibilità di, soprattutto anche nei primi lavori, anche se sì, non so se si può dire, ma si guadagnava molto di più all'epoca. Sì, ecco, diciamolo, no. Era un po' ai tempi della lira, insomma. Si può dire certamente sì. Senti, salto in avanti per un attimo, poi torniamo dietro. Canon Mark II, eccoti qui dove sei, cosa stai facendo? È il progetto del Mogador che ho scattato a Essaouira per la famiglia reale, e è stata una bellissima esperienza perché ho dovuto interpretare il porto di Essaouira, dove c'era una vita incredibile, proprio barche, cose completamente a cui noi non eravamo abituati. E questo oggetto come ti aiuta? Cioè, ecco, il rapporto macchina uomo in questo caso, in senso lato, macchina donna. Non ne facciamo una questione di genere. Ero sul concetto, quindi non mi punirete. E in questo caso io sono molto mascolina, No, assolutamente. Io ho scelto il lavoro mascolino, per cui anche proprio ci sta. Non mi offendo. Io però adoro le donne, quindi insomma, in senso lato, cioè, e poi sto sempre sulle persone, se non altro perché, ecco, celebriamo le storie, quindi la storia è la storia, è potente che sia maschile e femminile. Però ecco, qui descrivimi un po' questo match tra te e la macchina, cosa ti dà una macchina del genere, cosa ci continui a mettere tu, malgrado qui l'intelligenza artificiale insomma è a bordo. La macchina per me rappresenta il mio modo di espressione, perché non sapendo, soprattutto nei miei progetti artistici, perché non sapendo disegnare, non sapendo dipingere, uso proprio la macchina fotografica come se fosse un mezzo, il mio mezzo di espressione. Ti permette di incorniciare. E mi permette, sì, di fissare le immagini, che reinterpreto. Quindi la fotografia, come la definisco io, che io dico di fare fotografia liquida, e proprio perché ha questo senso di tridimensionalità, quasi di lavorando con un tempo lungo, se vuoi banalmente anche con lavoro con un errore, no? Ma nell'errore io ho trovato una grande poeticità, perché è quello che mi ha dato poi la possibilità di sviluppare le mie immagini, tutto quello che ho nella mia testa. E qui siamo già alla Veronica artista in un attimo. Ecco questa fotografia che hai definito liquida. Questi sono alcuni dei tuoi lavori che ormai stanno dentro i musei e che stai portando in giro per il mondo. Parliamone un attimo. Ad esempio qui cosa vediamo? Questo è Le città invisibili. E è stato, io tutti i miei progetti partono sempre dalla letteratura. In questo caso ho rubato anche il titolo a Italo Calvino, che mi ha ispirato l'approccio a queste grandi metropoli, come lui, come Marco Polo nel suo libro Città Invisibili descriveva queste città. Cos'è quello che si vede? Manhattan? Questo è Miami. Questa è una reinterpretazione di Miami. Vista dal mare? Una delle rive del Grand Paradise. Insomma, si crea una situazione appunto liquida tra il vedo e non vedo. Come cattura questo lavoro? Immagino che l'artista ogni tanto si muove nelle mostre e guarda lo sguardo di chi guarda i suoi lavori. Che cosa pensi che ingaggi in qualche modo chi si appassiona a questa tua cifra stilistica, insomma? Beh, in realtà le mie foto lasciano libero spazio all'immaginazione delle persone che le guarda, per cui riescono veramente a interpretarle come meglio vogliono, perché per esempio anche in questi passaggi di colori io lascio veramente un percorso a ognuno di noi di buttarsi dentro un paesaggio fantastico, perché che poi ognuno di noi fa suo. E tecnicamente queste opere come sono realizzate, come le realizzi? Tecnicamente sono
Nient'altro che un tempo lungo, un lavoro di 2 o 3 secondi, dove però all'interno dell'otturatore aperto io faccio passare tutto quello che ho in testa. Per cui punto di vista dell'errore ho iniziato a conoscere l'errore talmente bene che riesco a, se vedi le mie foto non sono semplicemente un movimento, ma è un riesco a cancellare determinate cose e a esaltarne altre. Ad esempio, io qui vedo un uomo che entra in un cunicolo, non so se è la mia testa, la mia mente. Cos'è esattamente? Cosa c'era davanti alla camera qui? Hai detto che amavi le donne. È una aia. Ho capito, è una donna, hai ragione, scusami. Vabbè, ma e la prima sensazione sarà che non è una corporatura, voglio dire così. No. Questo progetto è Atman, lo scattai in India, Varanasi, nel 2009. È una donna coperta da questo velo arancio questa fotografia. In questa fotografia dove vedi molto molto bene il dietro della donna, però non è assolutamente nulla di volgare o nulla di... Ora che guardo meglio mi rendo conto. Praticamente la donna in questa fotografia, volevo descrivere la potenza della donna con l'acqua, perché noi esseri umani siamo fatti per una percentuale altissima di acqua e di conseguenza la donna è quella che riesce a dare la vita, per cui avevo messo insieme i due soggetti. E le tue mostre dove le stai realizzando? Hanno dei titoli? Sono tematiche? Sono tutte tematiche e la prossima mostra per esempio è ai Tre Oci a Venezia. Venezia è una città che porto nel cuore, che amo tantissimo, e insieme, in collaborazione con San Lorenzo, che è un'azienda di yacht bellissimi, meravigliosi, e loro sono molto, molto attenti all'arte e alla fotografia. Ci sono alcune tue opere nei loro yacht? In alcuni sì. Bellissimo. Di collezionisti che... hanno voluto alcune mie immagini all'interno del... Adesso ne hai anche tanti di collezionisti, che caratteristiche hanno? Hanno un comune denominatore oppure c'è veramente di tutto? Scattami una foto sui tuoi collezionisti, insomma. Beh, di tutto. Devo dire che sono molto fortunata perché tanti sono americani, e infatti anche il periodo che ho fatto l'anno scorso in America è stato provvidenziale per il mio lavoro, perché è stato apprezzato tantissimo. E poi ho alcuni brasiliani, tantissimi italiani, grazie a Dio. E li vediamo i musei alla fine sono sempre stati il Museo San Salvatore in Lauro l'anno scorso, no, 2019, scusami, e quest'anno invece inizio la mostra l'11 marzo alla Casa dei Tre Oci. Qui li vediamo in contesti che sono case, abitazioni. Queste sono, sì. In alcuni sono anche dei locali, questo è degli alberghi. Un hotel Shangri-La. Qui ti scelgono in questi casi gli architetti. I curatori. O i curatori o gli architetti, sì. Ecco, c'è in questo senso una domanda rispetto a un certo tipo di strutture, penso a locali, ristoranti, alberghi, magari anche di grande pregio, verso il mondo dell'artista. È un mercato consolidato ormai quello? Sì, c'è un'attenzione particolare, perché comunque alla fine il voler avere un'opera, insomma, alla fine ti permette di dargli uno spessore in più, un tocco in più, al di là della bravura degli architetti o dei decoratori.
Senti, qui sul monitor passano un po' di immagini, vediamo Bocelli, ecco, mi racconti qualcosa di queste tue fotografie, di come nascono? Questo è un pezzo, Alfonso, no? Cuaron. Del tuo mestiere, ecco, come vengono fuori questi scatti? Ecco, qui vediamo l'altro grande maestro. Beh, per esempio di Gio Bastiani, c'era la copertina che abbiamo fatto per il suo libro. Filippo. E abbiamo fatto tutto un libro di ricette che devo dire la verità è stato molto divertente quando sono andata a New York in America. E me lo sono vista su tutte le librerie di Italy. Quindi era proprio il tuo scatto? Era il mio scatto sulle librerie, è stato veramente buffo. Perché è così importante? Perché a volte, ecco, noi parliamo anche al mondo dei professionisti, delle imprese, e in Italia questa fatica a considerare il marketing e la comunicazione come centrale c'è ancora nel paese. Tutti noi poi che operiamo in questo mondo in realtà cerchiamo di affiancare, di stimolare, di dire guardate che non ci manca niente, con la giusta comunicazione e il giusto marketing possiamo vendere 10 volte tanto il paese e fatturare 10 volte tanto. Qualcuno ci ascolta, qualcuno fa fatica, continua a vedere questi investimenti come delle spese anziché investimenti. Invece Veronica, ecco, due parole su questo, perché è così importante ad esempio la foto di un imprenditore e perché sta crescendo questa necessità? Beh, intanto la foto dell'imprenditore deve essere azzeccatissima, nel senso che una foto sbagliata può rovinarti anche l'immagine dell'azienda, quindi tutto quello che tu hai impiegato a costruire la tua azienda, magari in questo correggimi se sbaglio, perché no, vai, sei vai. Il maestro. No, però mi piace, però, no, mi piace sentire il tuo punto di vista, certo. È la verità, nel senso, l'identità. L'identità, proprio il modo in cui ci metti la faccia. Tra gli imprenditori, me ne ricordi qualcuno, tra gli imprenditori che hai fotografato, dove hai cercato una cifra particolare, ad esempio? Da Leonardo Ferragamo, Ermanno Scervino, oddio, non fotografate talmente tanti, non me no, ecco, Leonardo, ecco, cosa hai cercato ad esempio nel volto di Leonardo Ferragamo? Beh, comunque c'è sempre una classe di fondo, non è che per esempio l'avrei mai potuto. Allora, io sono una persona che mi piace azzardare e chiedere veramente l'impossibile ai miei interlocutori. Io adoro questa foto che tu hai fatto a un grandissimo, che poi ci dirai ti ha ispirato in realtà, che è il compianto a Filippo D'Averio. Questa foto con questi due biscottini messi sugli occhi, ma come ti è venuto in mente? Com'è nata quella roba lì? Come ti dicevo, io veramente chiedo l'impossibile e devi anche capire e cogliere il momento, la situazione. Con Filippo D'Averio avevamo un ottimo rapporto. Cioè lui, quei due biscotti sono i suoi occhi, sì, insomma. Sì, sì, sono proprio... Wow, cioè lo hai raccontato in uno scatto in maniera straordinaria. Sì, la sua ironia, la sua autoironia, per cui è il suo modo di esprimersi e di cogliere proprio completamente un altro punto di vista. In questo lui è fantastico. E devo dire che tutte le volte che abbiamo lavorato insieme è sempre stato molto ironico, si lasciava guidare, come ad esempio anche Bocelli si è lasciato guidare un po' in tutte... Alfonso Cuaron, qui era nel suo momento apice, che aveva appena fatto Gravity, aveva vinto l'Oscar, e gli proposi di andare in una cava sua, eravamo a Pietrasanta e andammo, venne. Cioè con Andrea una sfida nella sfida, perché penso, ecco, con grande rispetto alla sua condizione, tale per cui questa idea di dare forza, no, alla sua immagine, lui la sentiva sul set attraverso, no, di te. Assolutamente. Sei stata ancora più importante, no, per trasferirgli l'idea. Beh, che... lui penso che abbia una sensibilità incredibile, quindi non
non ti accorgi di niente. Assolutamente, veramente, non, colpisce per quello. Talmente. Quindi hai trovato una consapevolezza anche nel suo stare sul set davanti a una macchina fotografica molto più superiore alla media. Altre. E infatti è una foto incredibile, no? Lo dico perché Bocelli è veramente emoziona, perché è uno di quei casi che, oltre ad essere un grandissimo artista che tutto il mondo ci invidia, è anche una grande persona e lo senti, per cui... bello anche questo match. Torniamo un attimo a Philippe Daverio. Mi hai detto che è stato centrale un po' in questo tuo molto passaggio, sì, da fotografa ad artista. Ecco, sì, raccontami com'è successo. Io ho lavorato con Philippe Daverio, con la Fondazione RO. Ero uno dei giurati del premio Fondazione RO in memoria di Erminio Cidonio. E quindi tutte le volte che viaggiavamo, tutte le volte che ci trovavamo nei diversi posti, parlavamo di arte. Lui poi, vabbè, un divertente, viene... coinvolgente, un po' il magone. No? È stato sì, un po' il magone, perché è una persona che porto veramente molto nel cuore. Dopo tantissimo tempo che ci conoscevamo, ho preso coraggio e gli ho fatto vedere una delle mie prime fotografie liquide, i miei primi. E lui mi diede una grande forza, mi ha detto: prova a farli vedere, prova a fare una mostra, prova. Devo dire che è stato, molto probabilmente, se non ci fosse stato Philippe, non avrei mai dato... Cioè, lo consideri un po' il papà, sì, no, di quel tuo momento artistico? Sì, era il 2008. 2007-2008, e di lì a poco fece appunto Atman, una delle mie prime mostre al Museo Sant'Agostino a Pietrasanta. E sai, in realtà è molto più semplice per me fare ritratti, fare appunto libri redazionali, campagne pubblicitarie, perché ma dover presentare le mie cose un pochino più personali, devo dire che ci ho messo molto tempo. Senti, prima ti sei definita un maschiaccio. Facciamo fatica, no, a considerarla un maschiaccio, perché è molto femminile Veronica. Ecco, questa cifra tua, al di là della definizione che ti sei data invece di donna, in questo percorso che hai fatto sin qui, come è venuta fuori, se è venuta fuori questa tua sensibilità comunque di donna dentro questo mestiere? C'è, e in che modo c'è? Beh, intanto a me piace fotografare le donne in maniera e penso di interpretarle molto bene, perché capisco cosa vogliono darmi, no? Per cui in tutti i ritratti, in tutte, anche in molti servizi che ho fatto, proprio la esalto in maniera come se fosse una grande regina, no? Gli do questa importanza, e anche nei movimenti, l'approccio, e molto probabilmente anche le donne dall'altra parte si danno di più, perché non sentono a volte quel conflitto uomo, insomma. Ecco, questa cosa che stai dicendo mi interessa molto anche rispetto al mio mestiere, no? Perché da sempre provo a capire cosa succede, ad esempio, dentro un'intervista come questa, come le informazioni arrivano, come mettere a proprio agio il mio interlocutore. Questa è una cosa che tu fai molto a tua volta sul tuo set, no? Quanto conta stare dietro la macchina fotografica, e qual è il modo giusto di stare dietro la macchina per far venire fuori dall'altra parte uno scatto che sia vero, che sia profondo, che è lo scatto che tu cerchi? Beh, intanto devi riuscire a cogliere l'attimo, no? Perché... Chiacchieri tanto? Chiacchiero, sì. Cosa gli dici? Non lo so, mi invento sempre di quelle cose. Devo dire che il lavoro di fotografo è
se vuoi, fotografo uguale psicologo, perché in quelle sessioni fotografiche a volte ho saputo delle cose. Quindi anche intrattenitore, entri nell'anima. Dei miei, oppure cioè, ho fatto proprio anche da consigliere, no? Mentre sei lì che scatti, vengono fuori proprio delle cose molto intime e personali, e è lì che te capisci che puoi chiedere tutto all'altra persona. E quel fluire di quelle informazioni proprio in chiave psicologica generano un volto che normalmente non c'è, o che magari c'è, ma non certo davanti a una macchina fotografica. No, perché scopri completamente la persona e non sai più, cioè in quel momento capisco che è la vera persona, cioè la sento qua, proprio ogni fotografia, sia di un ritratto piuttosto che anche quando faccio i miei progetti artistici, quando sento la foto giusta, la sento, l'avverto come se fosse un pugno nello stomaco. E la senti già sul set, cioè prima ancora poi di andarle sì, a visionare? Sì, no, proprio quando Eccola, la scatto. È lei. Sì, l'avverti, è proprio una... E anche durante i servizi fotografici, cioè potrebbe essere alla prima o in fondo, cioè, sento quando ci sono le due o tre foto giuste. Ma wow. Penso tutti, non solo io. Insieme a Veronica Gaido stiamo raccontando un po' la sua storia tra fotografia e arte. Le due cose in realtà sono una cosa unica. Per Veronica la foto è sempre stata arte, e però è riuscita nel tempo questo concetto ad esprimerlo e a farlo diventare veramente qualcosa di tangibile. Ormai espone in tutto il mondo, le sue opere le troviamo in hotel straordinari, in luoghi, in case belle, importanti, in yacht unici al mondo. L'Italia tra l'altro è bravissima a costruire queste macchine del mare. Andiamo per un attimo a ringraziare il nostro sponsor di questa trasmissione e poi torno da Veronica. Oh mia bella Madonnina, che te brilla di lunta, tutta d'ore piscinina, ti te domine mina, sotto a ti se vive la vita, se sta mai qui mani in mano. Canta in tu lontan de Napoli se mere, mammi la leon grammila. Eccoci Veronica, abbiamo salutato Umberto Gonnella, 101 Caffè, questo imprenditore italiano che sta portando il modo di fare il caffè italiano in tutto il mondo. Una piccola risposta che sta diventando grande in realtà a Starbucks, perché gli americani sono venuti ad insegnarci come si accoglie dentro un luogo del caffè, come si accolgono le persone. In realtà i nostri bar però sono sempre stati mega fighi. Non gli manca nulla? Non gli è mai mancato nulla, no. Qual è il tuo rapporto con questa bevanda, col caffè? Io adoro il caffè. Penso che il consumo giornaliero lo alzo abbastanza. Anche sul set, tra una foto e l'altra, immagino che il caffè faccia capolino. No, per me il caffè dalla mattina alle 6:30 quando mi alzo fino a... No, non lo prendo la sera dopo cena, ma sono sugli 8-9 caffè, 10. E di questi personaggi che hai fotografato, qual è che hai intravisto essere molto legato a questa ritualità? Ti ricordi qualche set in particolare dove il protagonista ha detto stop, un caffè? Piero Lissoni. Ah sì? Piero Lissoni è fanatico del caffè. Fanatico del caffè. Cioè, ok, sto sul set, però voglio. No, sempre, adesso serve un caffè. No, lui è sempre Piero. Sì, sì. Quindi un set, quanti caffè? Un caffè. 5. No, però devo dire che lui è molto bravo, per cui si fa 2-3 caffè te la togli. Stiamo parlando di un grande architetto italiano che prima o poi è più che architetto, Piero. Sì, sì, è architetto, design, però lui è uno che beve tanti caffè. Altre persone che bevono tanti caffè, anche Leonardo Ferragamo. Filippo, visto i biscottini, insomma, subito dopo. Sai che non me lo ricordo. Penso, sì, però non aveva questo... Cioè, no. Non ho questo più gran ricordo. Forse Ferragamo. Ferragamo il caffè, sì. Lì siamo a Napoli, nella patria del caffè. Alfonso Cuarón, sì, assolutamente. E anche, se e anche Bastianich invece... dovrebbe essere sì, uno. Sì, no, Bastianich il caffè, lui più il vino, però. Un po' perché produce anche, quindi gli piace assaggiare... più i vini,
Poi stavo pensando tutte le persone con cui ho preso il caffè, ma per me è proprio un rituale il caffè, perché tu entri in contatto, è un po' una sorta di confidenza, no? Vediamoci per un caffè, è la cosa più veloce che... per entrare in confidenza. Questa ragazza, perché la vedete, è ragazza a vita, no? Si sente anche questa cifra dell'artista, tra le altre cose ha fotografato un grandissimo, tutti noi lo ricordiamo nei panni di Fantozzi, ma Paolo Villaggio... È vero, con Paolo ho preso il caffè! L'hai preso, Paolo sì, Villaggio è molto di più che Fantozzi. Ecco, com'è stato emozionante quel set, no? Cioè... Beh, è stato buffo, anche perché lui si è voluto fotografare con... Lui aveva questa collezione gigantesca di cappelli e se li ha messi tutti una sopra l'altra, tutto, aveva almeno 10 cappelli e... No, è stato molto divertente. Un altro che prendeva tanti caffè, Adriano Panatta. Sì, con lui tantissimi caffè. Poi ci sono molto affezionata. E, Salvatore Esposito, quello di Gomorra. E con loro, per entrare, perché avevamo pochissimo tempo, eravamo a Capri durante questo set, offrì un caffè. Pensate che privilegio potersi concedere sul set una professionista così forte, brava e sensibile come Veronica Gaido. Stiamo parlando di questa artista straordinaria, perché Veronica ha, come avete appena sentito, affiancato al suo lavoro di fotografa di grandissima professionalità, che ha lavorato per i brand più importanti in Italia e nel mondo, questa passione che in realtà era dentro di lei da più tempo, e l'ha fatto con un linguaggio in parte parallelo, in parte alternativo, perché i tuoi scatti devono essere necessariamente a fuoco, mentre la tua arte, dicevi prima, nasce dallo studio degli errori. Sì, nell'errore io ho trovato una grande poeticità e quindi proprio ho costruito la mia cifra stilistica, per cui c'è qualcosa di profondo in questo, forse anche di psicologico? Dentro di aver cercato questa, cioè di aver nobilitato l'errore, di aver trasformato l'errore in un gesto alto. Sì, sicuramente sì. Lo dico però, perché le nostre vite sono piene di errori, diciamolo per una volta. Nessuno di noi è santo e perfetto. Col tempo ce ne rendiamo conto, a volte... No, col tempo iniziamo a conviverci meglio. Col tempo... Facciamo pace con i nostri errori, Veronica. Sì, assolutamente. Sì. Serve, vero? Per andare avanti. Per andare avanti in modo migliore, per essere più tranquilli e più centrati. Io una cosa che ho sempre bisogno, proprio anche quando affronto progetti artistici, oppure di essere centrata. Senti, voglio condividerlo con te questo, perché in questi viaggi che faccio nelle storie emerge sempre. Una cosa che ho capito, che ho provato a tenere centrale nella mia vita e chiedo se per te è così, non tradirsi, non solo riconoscersi negli errori e nelle proprie espressioni, ma possibilmente rimanere fedeli al proprio progetto, che all'inizio della vita non è così chiaro. Tu devo dire che con Eccellenze Italiane... Ci ho provato. No, non è che ci hai provato, sei stato fedelissimo... Poi con un grande successo, riscuotendo un grande successo. Ti ringrazio soprattutto perché in effetti Eccellenze è il distillato di un percorso di una vita, no? E ho dovuto a mia volta riavvolgere il nastro e capire da dove parte quell'emozione. Nel mio caso forse è un po' nella mia terra, e nell'essere venuto a Milano da piccolo, e ricordo il dito puntato, vai via Terun, ogni tanto lo racconto. E essere arrivato parlando solo il dialetto e quindi aver capito da subito a 4 anni e mezzo che dovevo comunicare bene per entrare nel mondo. Ecco, sì, ecco, a volte nella vita, quello che io poi oggi faccio per mestiere, riavvolgere il nastro e trovare il punto in cui è iniziato la tua messa a fuoco, cioè il perché stai al mondo. Tu hai provato a farlo, sei tornata indietro con la tua mente per trovare... Prima hai detto questa macchina fotografica a 11 anni. Ci sono altri aneddoti che secondo te hanno segnato già in maniera precoce quello che poi avresti fatto da grande?
Oddio, sui due piedi così, sì, molto probabilmente... Quell'episodio sì? Pensa a qualche altro episodio, un po' prima, un po' dopo, legato alla fotografia. Molto buffa, questo è proprio una cosa che mi ha scioccato. Dovevo fotografare Mario Botta, questo architetto super internazionale, e avevo appuntamento alle 9. Io, come sempre, hai visto anche oggi, sono arrivata prima 10:20, ero qua all'epoca, andai a Mendrisio alle 8, ero davanti al suo studio con le lucettine, con tutto il mio zainetto, bellina, carina. Mi fanno accomodare, arriva Mario Botta alle 8:15, per cui neanche super in anticipo, e mi dice: signorina, io le do solo 60 secondi. Vuol dire, beh, tanto grazie che mi chiama signorina, però inizia a fare 59, 58, e io non sapevo se scherzava. Vero? Oppure serio? Io ho tirato su due luci al volo, attaccato tutto, e quello, capisci il professionista, perché non ha bisogno di testare, non ha bisogno di insomma, tirato su i miei attrezzi del lavoro, fatti gli scatti, tre scatti bellissimi che poi lui ha riutilizzato anche per dentro i 60 secondi, dentro Veronica. I 60 secondi, e poi quel santissimo uomo mi ha fatto fare tutto il giro dello studio, è stato con me 2 ore dopo. Mi ricorda una... No, guarda. Bellissima. Una delle ultime interviste che ho fatto ad un personaggio importante, anche lì aveva detto alla sua collaboratrice, responsabile marketing, di al giornalista 10 minuti, siamo rimasti 2 ore a parlare. Sì, però non ti contava? Credimi. No, 60 secondi. E io per questa testata giornalistica dovevo portare a casa il lavoro, per cui non sapevo se mi prendeva in giro oppure no, e avevo comunque 2 direttive che dovevo seguire. No, è stato il lavoro più veloce della tua vita. Il lavoro a casa lo porto sempre. Effettivamente feci questi 5 scatti, lavoro a casa ce l'avevo. Vedete come il successo non è mai banale, scontato, e perché adoro raccontare queste storie, perché sono dei veri e propri master. Lucia l'altra volta diceva: ho chiamato per 6 mesi Vogue per avere un appuntamento, 6 mesi di telefonate ogni giorno della mia vita per avere quel primo appuntamento. Ecco, cose di questo tipo. Adesso ci hai raccontato questo 60 secondi, che è un altro match incredibile, che da solo ci dà la cifra del carattere che sta dietro le storie, insomma, così a fuoco, di successo come quella di Veronica Gaido. Altri aneddoti? No, le porte in faccia, penso che di averne ricevute tantissime. Ecco, però sta un po' nel gioco, insomma. Cosa si impara, ecco, con le porte in faccia? Io all'inizio davvero era dura, durava tanto quella porta in faccia, quel no, non ci dormivo la notte. Poi ho imparato a capire che non arriviamo a tutti allo stesso modo, ma che fortunatamente c'è sempre qualcuno nel mondo che ci capisce anche prima di parlare, vero? No, io invece ho pensato, ogni volta che ricevo un no, penso sempre che devo migliorare per poi riandare a quella porta e riprovare a bussare dicendo: guarda, ho fatto questa cosa. E però, Veronica, qualche volta sono proprio gli altri che non ti capiscono, eh? Cioè, diciamolo questo. Sì, qualche volta c'è da... Però la costanza in ogni caso paga. Cioè, in tutto, la costanza nello studiare ogni giorno, la costanza nello sbagliare ogni giorno, la costanza nel riconoscere i propri errori ogni giorno. È la costanza. Secondo me la cosa fondamentale della vita è la costanza. Senti, flashback tra Veronica 20 anni e Veronica oggi. Due Veroniche completamente diverse? Allora, a 20 anni dicevo che con una foto avrei cambiato il mondo. Bellissimo, oddio, poi un po' ci sei riuscita. A oggi penso che non basteranno tutte le foto per cambiare il mondo che ho fatto io, ma anche che fanno altri miei colleghi per cambiare il mondo. Quindi, però vedi che la tenacia dei 20 anni, a 20 anni, poi io sono, il mio segno zodiacale è Leone, quindi proprio mi riconosco in questa affermazione, ma che poi
con il tempo uno modella un po'. Beh, anche se non si cambia il mondo, si può contribuire ad aggiungere qualcosa? Sempre, ognuno deve fare il suo. Cosa pensi di aver aggiunto nelle tante vite che hai incrociato, nelle storie che hai sostenuto col tuo lavoro e anche con la tua arte oggi? Beh, sicuramente vedendo poi con quante persone sono rimasta in contatto, sicuramente tanta positività, perché è una cosa che io infondo sempre nelle persone che lavorano con me, nelle persone che fotografo oppure con cui faccio un percorso, che poi può essere lungo o breve, ma sempre, non demordo mai, mai. Cosa vedi nel tuo futuro? Più arte, più fotografia? In realtà è un mondo unico, sbaglio? No, per me è un mondo unico, perché tanto ci metto nel fare dei ritratti, in questo caso, libri redazionali, tanto quanto mi piace fare i miei progetti artistici. Diciamo che tutta la mia fotografia è sempre... ha questo andamento sinusoidale che si incrocia sempre. Una domanda sui tuoi strumenti di lavoro, una delle tue macchine con cui hai creato un bel rapporto, perché è così funzionale, se vuoi dici anche la marca. La mia macchina preferita la mia macchina preferita in assoluto è la Canon, perché è molto maneggevole, è proprio un pezzo di me, cioè nel senso anche a occhi chiusi ho questa confidenza che mi permette di non sentirla, è come se fosse proprio un prolungamento. Ma è vero che un po' come per le squadre di calcio, anche nel mondo della fotografia, sono scuole di pensiero rispetto a un brand e l'altro? Cioè entri proprio in confidenza e poi segui un po' tutti i figli che quella grande madre che il brand fa. Ti è successo? Sì, sì, io devo dire che tutto il mio parco macchine, anche video, è Canon, e sono strafelice. Ho iniziato appunto, come ti dicevo, mia madre mi regalò questa Nikon 601, per cui per tutta la mia parte della vita analogica, chiamiamola così, ho scattato con Nikon. Poi sei passata a Canon. Il Pixel di Canon, quando entrò, insomma, quando si iniziò a usare il digitale, era meglio quella della Canon, mi uccidono quella di Nikon, ma no, era vero. Ora penso che sia abbastanza equiparato la cosa, però ormai sono rimasta nella famiglia Canon. Ecco, la foto, mi incuriosisce la foto dentro un evento, ha dinamiche diverse rispetto a un set. Come si fa a portare a casa uno scatto importante di un concerto, ad esempio, anche penso allo sport, quelle sono altre dinamiche. Non l'ho mai fatto, però penso che anche lì devi prevenire un po' le azioni, capire, leggere quello che stanno facendo o i calciatori o i giocatori di basket, insomma, e anticipare, scattare. Quello è... Senti, in chiave espressiva, ti capita di avere necessità di tornare a rullino? Esiste ancora il rullino? Sì, assolutamente. Io ti dico no, non, anche se tanti miei colleghi parlano sempre del rullino, del 6x6, dell'assembla, del magazzino, mi manca la ritualità, questo mi manca tantissimo, però devo dire che quello che poi abbiamo acquisito in termini di qualità, piuttosto io quando faccio anche le grandi campagne pubblicitarie che sono state anche esposte in Duomo, non so se posso dirlo, di Peteré, piuttosto. Chiaro. Che le facevo con un medio formato, con il digitale, con il magazzino digitale, e non abbiamo perso niente, anzi ti dirò di più, se tu oggi fai il passaggio pellicola, poi devi scansionarlo, perché per forza di cose, per portarlo su, certo, qualsiasi, è un passaggio che perdi
non ti dico di qualità, perché se lavori con una lastra, un banco ottico, non perdi di qualità, ma insomma sono solamente le persone nostalgiche che pensano di perdere tutto se non usano la pellicola, se non usano la lastra, piuttosto che... Però come gesto artistico lo concepisco. E invece una curiosità rispetto alla post-produzione, che c'era anche ai tempi della pellicola, aveva modalità evidentemente diverse, ma quanto nella fotografia moderna conta e quanto si può trasformare la resa di una fotografia con la post-produzione? Beh, oggi con la post-produzione ricrei delle città intere nuove. Io devo dire la verità che non sono una fan della post-produzione, la uso, ma non abuso nel senso della post-produzione, che... so perfettamente cosa si può fare, però ecco, per esempio, nei miei ritratti non troverai mai questi visi delle donne. A me piace la naturalezza. È un po' come lo chef che insomma cerca di restituire il risultato onorando al massimo la materia prima e senza andare troppo a edulcorarla, sì. No? Questo in fondo si percepisce in una foto, lo riesce a leggere anche la persona comune indirettamente. Sì, beh, penso che riconosci un fisico completamente cambiato, perché poi lo fanno diventare inumano, cioè non... Senti, il più grande di sempre tra i fotografi, vabbè, in ogni genere ce n'è almeno uno, Newton, no, nel modo di fotografare le donne, ad esempio. Lui ha iniziato un filone completamente nuovo, quello dell'erotismo, della donna, se vuoi, vista anche nei suoi... A parte aveva queste donne bellissime, per cui difetti poco, però in questa proprio carnalità, no, di questi corpi molto... Veronica, ci guardano anche tanti giovani, no? E magari qualcuno si chiede, ecco, anch'io vorrei fare della fotografia o dell'arte il mio mestiere, poter vivere di questo. Ecco, qualche consiglio? È certamente dura, perché questi lavori sono più faticosi, a volte anche proprio come possibilità di viverci, a volte per tanti anni nella vita di persone come Veronica si affiancano ad altri lavori o comunque a tanta fatica. E però, ecco, qualche dritta per chi volesse entrare in questo mondo. Essere costanti. Non demordere mai, fare tante prove. Io iniziai, rientrai da Londra perché iniziai il St. Martin e poi finii i miei studi qui all'Istituto Italiano della Fotografia, tra parentesi è una scuola che c'è ancora e molto valida, perché conosco tantissimi degli insegnanti che insegnano ancora là. E poi cercare una propria cifra, no? Perché a volte oggi con le macchine rendono... l'essere riconoscibili. Ecco, le macchine rendono la vita facile, un po' come dire oggi per i cantanti, tra microfoni, sintetizzatori e altro, trovare l'intonazione non è la cosa difficile. Quello che è difficile è trovare il proprio timbro, no? Cioè è la ricerca che dovremmo consigliare di più ai giovani, cioè trovare un loro stile. Studiare tutto. Quindi grande padronanza, capire, delle tecniche, della teoria. E anche della storia. E poi dopo cancellare tutto. E fare come hai fatto tu, che fai diventare un errore una forma artistica. Io in quello ho trovato la mia poeticità, però ognuno magari trova la sua poeticità e la sua cifra stilistica in altre cose. Ecco, ha usato un termine straordinario, almeno per me, che racconto storie, che mi emoziona davanti alle storie. Ecco, la poeticità delle storie è la cosa che mi fa fare questo mestiere. Le trovo tante di queste, direi tutte, al loro modo poetiche. Ancora di più se c'è stato un successo, che per me è far succedere le cose, no? Non c'entra niente col fatturato, con l'economia, che pure è importante. E l'essere stato capace di far succedere cose che magari prima di te neanche c'erano. E però ecco, questo come si fa e oggi è ancora importante trovare una cifra poetica in quello che fai? Perché sembra una parola del passato. No, è quello che ti distingue da tutti. Se tu vedi una mia foto,
capisci subito che è una foto della Gaido. Se vedi una foto di Newton, capisci subito che è una foto di Newton. Di altri fotografi, magari ti passa come una foto normale oppure una qualsiasi foto. Quindi secondo me è fondamentale trovare proprio la cifra stilistica propria. Battute finali insieme a Veronica Gaido, fotografa, artista. Veronica, ci sarà spazio alla fine di questo tunnel, no? Iniziamo ad intravedere un po' la luce, ancora dovremo pazientare, ma insomma ci sarà ancora spazio per l'arte e per la poesia in senso lato dopo questo momento così? Non esiste poesia senza cultura, non esiste per forza, abbiamo bisogno del... Non ci può essere... Come l'ossigeno, come l'aria, come l'acqua? Senza arte non esisterebbe niente. E su questo abbiamo detto tanto, su Veronica certo non tutto, e il resto lo continueremo a raccontare magari seguendola nei suoi percorsi e soprattutto andando a vedere una delle sue mostre dove queste fotografie prendono forma e hanno una collocazione che ci riesce anche, ci aiuta a fruirne nel modo giusto. Abbiamo detto che il prossimo appuntamento sarà quando, Veronica? A Venezia. L'11 marzo, dall'11 marzo al 20 aprile ai Tre Oci a Venezia. Bene, Venezia allora, Tre Oci, Venezia, Veronica Gaido. E poi ecco, appena possibile mi auguro di poterti ritrovare su qualche set di una delle storie di impresa che raccontiamo per aggiungere una delle tue tante straordinarie fotografie artistiche in quello che ormai è un racconto, una narrazione del mondo imprenditoriale italiano che, come vedete, capisce che soprattutto se operi e lavori in un paese così bello devi attraverso la fotografia comunicare il meglio. Grazie Veronica. Grazie.